Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte d'inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino e invernale. Così, nel 1930, Corrado Alvaro descriveva il mondo contadino della Calabria. Un mondo chiuso, primitivo, elementare, dove i rapporti sociali erano duri, a volte crudeli, e le ingiustizie profonde. Ma esso possedeva anche i suoi valori, una sua bellezza, le sue infinite dolcezze. Perciò, se su di esso non c'è da piangere, dice Alvaro, bisogna tuttavia custodirne generosamente la memoria. In un'epoca per la quale non esistono misteri né terre vergini, la Calabria offre lo spettacolo paradossale di un paese lontano e inaccessibile, dove le distanze, misurate con il metro dell'uomo d'oggi, diceva Corrado Alvaro, sarebbero un gioco. Eppure non c'è regione più misteriosa e inesplorata. Queste parole conservano tutto il loro senso, per poco che dalla costa ionica si risalga verso l'interno dell'Aspromonte, che è la Calabria descritta da Alvaro nei suoi racconti. Chiusa fra le rupi della montagna, appare una contrada selvatica, quasi vergine, abitata da una popolazione severa di pastori che li perpetuano la struttura della vecchia società patriarcale. Penetrarvi significa ritrovare uno dei nuclei mediterranei più antichi di quella che, con un termine un po' equivoco, è stata chiamata la civiltà contadina. Questa è la casa dove Alvaro nacque a San Luca. Attorno si muovono ancora i suoi personaggi, con la stessa vita austera, casta, maliziosa, che li conduce da secoli. Alla fontana di fronte, le donne dei suoi racconti vanno a primo mattino a prendere acqua e a bagnarsi i piedi, spiegandosi i sogni della notte. Dal caffè accanto, i giovinastri puntualmente ogni giorno saettano con i loro sguardi di fuoco la finestra dove la ragazza si affaccia a innaffiare il basilico. E questo è forse l'americano che nel racconto di Alvaro distribuisce sigarette bionde, le sole cose bionde in un paese di bruni. Intanto le figlie di Maria, con lo scapolare al collo, si preparano in fretta per la processione. Si dice che ogni scrittore è sempre autobiografico. Per Alvaro l'autobiografia era un modo di vedere le cose attraverso l'occhio leggendario dell'infanzia. Un personaggio favoloso è il banditore che scende in piazza suonando il corno per annunciare l'arrivo della sardella da Locri. Un altro è quello della forestiera, che porta a spasso l'aria della donna vissuta e i tacchi altissimi delle sue scarpine bianche. Le donne si voltano a studiarne gli atteggiamenti e alla vista di quei tacchi, senza invidia, muovono istintivamente le dita dei loro piedi nudi, come teste di tartarughe. Nell'attenzione per questi particolari, Alvaro aveva delle immagini barocche, ma come spesso barocca l'immaginazione popolare e il linguaggio dei pastori, di cui egli cercava di ritrovare le antiche risonanze. Passa il sensale di matrimoni, con la sua andatura spavalda e piena di provocazioni. E la ragazza nubile, con un gesto di pudore, nasconde i piedi sotto la gonna e le mani in grembo, seguendolo con lo sguardo fascinato. La pastora reagisce all'occhiata peccaminosa ritirando un piede, come sentisse il terreno arroventarsi. Il mondo è pieno di sortilegi. Le zingare seguitano a passare maliziose fra i fichi d'India, con palette di ferro e ricette magiche in vendita. Le donne ritraggono la biancheria per non essere derubate, si richiudono in casa e soltanto dalla finestra contrattano cautamente ferri casalinghi e magie nere.
Alvaro ricordava come anticamente la sua terra fosse chiamata Calabria Santa per il fervore della sua vita religiosa. Ancora oggi il bambino miracolato veste per un anno il saio di Sant'Antonio. Poi andrà a sciogliere il voto al santuario, recando una coroncina di spine in testa e un biglietto da 1.000 lire in cima ad una canna. I pellegrini arrivano da lontano nei luoghi che la credenza popolare dice abitati dal miracolo. E con abluzioni e segni di croce cercano rimedio alle malattie. Spromonte hanno sempre lavorato come gli uomini, ma soltanto con i loro uomini, in una fatica che è fatta per metà di cammino e per metà di lotta con il bosco, la montagna e la pietra. Da quando le trasformazioni della vita moderna hanno cominciato a farsi sentire nei paesi dell'interno, anche le donne hanno accettato di lavorare sotto padrone, su tutte le strade, piegandosi a tutte le fatiche. Resta tuttavia a loro la grazia del passo nudo, che è l'ultimo segno della razza. Dei piedi nudi avevano per Alvaro un linguaggio che significava in una vita e in un lavoro fatti tradizionalmente di lungo cammino quotidiano il rispetto di un'usanza d'umiltà più che un segno di miseria. Di queste orme è segnata la via naturale delle immense fiumare, la discesa della gente da Spromonte al mare che essa guarda con diffidenza. Al mare si incontrano due mondi, due costumi di questa antica Calabria. E ancora Alvaro cerca la differenza nelle donne, quelle della marina e quelle della montagna. Basta vederle mangiare per riconoscerle, sicure a larghi morsi quelle della marina, vergognosa e raccolta nel gesto e parsimoniosa nel boccone quella della montagna. Lasciate le scarpe e il cappelluccio a terra, ecco la figurina del seminarista, che corre a piedi nudi dietro all'aquilone. Viene dalla montagna, è un personaggio minuto ma di riguardo. In una società dove i conventi hanno distribuito per secoli il pane del sapere. E avere il figlio in seminario significava per una famiglia contadina innalzarsi a prestigio. Forse il pretino dell'Aquilone non arriverà a dir messa e con un titolo di studio finirà impiegato al catasto, ma i pastori parleranno con rispetto di lui, divenuto galantuomo. Ed ecco altri personaggi nella galleria calabrese di Alvaro. L'uomo che con antico rimedio si cura il mal di testa legandosi attorno alle tempie una corona di foglie di limone si tramuterà in quel maiale bianco che gli permetterà di spiare le donne. Così la donna del bosso, dallo sguardo fiero e dalla scrollata di testa dalla puledra, diventerà cavalla nera alla notte per galoppare sui pascoli in cerca d'amore. Questo è il paese che Alvaro ha fatto entrare nella letteratura moderna attraverso i racconti di gente in Aspromonte. Con le sue credenze che si perdono nella notte dei tempi, la sua folla di personaggi, servi e mediatori tra l'uomo e le cose occulte, con la sua vita travagliata di ogni giorno. Una vita, dirà lo scrittore, alla quale occorre essere iniziati per capirla, esserci nati per amarla, tanto è piena, come la contrada, di pietre e di spine. Il presidente Saragat è venuto a San Luca per vedere la casa del Varo e rendere omaggio alla sua casa perché erano molto amici. Ecco come si vede il paese
è vestito a festa, ci sono striscioni, arriva il corazziere, il presidente, qui c'è la folla che fa uno scrosciare forte delle mani, ecco il presidente in mezzo a tanta gente va a visitare pure qualche tugurio di povera gente, dicevamo. Nelle immagini precarie girate da un cinematore, il paese dove Corrado Alvaro nacque il 15 aprile 1895. Già nel 1916 collabora al Resto del Carlino e al Corriere della Sera e dal 1920 al Mondo, il quotidiano liberale di Giovanni Amendola. Nel 1917 pubblica le poesie in grigio verde, nel 1951 riceve il premio Strega per il libro Quasi una vita. Nell'intervallo continua a svolgere un'intensa attività di giornalista, poeta, romanziere e saggista. Alvaro è morto a Roma nel 1956. Insomma, Alvaro non dimentica mai il mondo popolare calabrese da cui è nato. Tuttavia opera sempre una forte mediazione lirica e culturale tra quel mondo contadino e la pagina scritta. Lui stesso ce ne dà una testimonianza molto chiara, mi sembra. Là dove scrive nel suo volume Incontri d'amore, allora nella mia stanza mi mettevo a rintracciare i ricordi di quelle cose, come se fossi stato chiuso in una prigione. Le descrivevo una per una e le arricchivo di strani significati. Trovavo rapporti insoliti fra tali elementi diversi, li componevo in una fantasia assurda ed esercitai tanto la mia capacità di osservare e di ricordare che a poco mi parve di conoscere cose che non avevo mai vedute, affetti che non avevo mai provato. Vi sono degli scrittori per i quali è abbastanza facile individuare il motivo centrale. Per Alvaro invece ci troviamo di fronte ad una complessità di motivi non sempre facilmente riconducibili l'uno all'altro. Alvaro è insieme lo scrittore della provincia, dell'estrema provincia italiana del sud, ed uno scrittore di cultura europea. Alvaro è insieme uno scrittore realista, uno scrittore nel quale il motivo realistico sconfina facilmente nella fiaba, nel mito. Alvaro, insomma, come è stato detto, è insieme un primitivo e un intellettuale, il che rende estremamente complessi, ma anche interessanti, i suoi volumi, lungo i quali credo che sia possibile tracciare una sorta di itinerario che ci porta dalle prime poesie grigio-verdi, del tempo di guerra ancora, fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando Alvaro ci dette con L'uomo è forte un esempio forse tipico di una condizione di terrore della borghesia italiana ed europea alla vigilia della Seconda Guerra. Comunque l'Alvaro iniziale è l'Alvaro che prende certamente spunto dalle sue matrici calabresi, da quei paesi dell'Aspromonte dove lui stesso era nato e dove è localizzato il suo romanzo che resta forse il capolavoro, cioè Gente in Aspromonte. Lì Alvaro assume come motivo un episodio che ci riconduce a certi modelli di tipo verghiano. Il motivo, la trama di Gente in Aspromonte è ancora quella di una società che non conosce i meccanismi per inserirsi nel mondo civile e che una volta che perde una minima battaglia per l'esistenza
inevitabilmente travolta in una serie di circostanze che la porta alla catastrofe finale. Queste pecore di chi sono? I miei. Sei sicuro? Sì, che non è chi. Quante sono? 40. E dove le porti d'inverno? Ma immagino. Sempre qua? No, dove le porti? Dove? Il porto? Ah, va giù. Sempre qua, in montagna no. Perché no? Che non mangiano. Sull'Aspromonte? Sulla Spromonte? Lassù, ma chi le va a fare? Non c'è erba? No, andiamo in montagna quando i guardi fanno barbari. Ah, soltanto qui le puoi portare? I torrenti hanno una voce assordante. Sugli spiazzi le caldaie fumano al fuoco. Le grandi caldaie nere sulla bianca neve. Le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero verdastro rinforzato di erbe selvatiche. I pastori stanno accucciati sulle soglie delle tane, davanti al bagliore della terra, e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la fiasca all'albero dolce della pianura. Allora la luna nuova avrà spazzato la pioggia ed essi scenderanno in paese dove stanno le case di muro, grevi delle chiacchiere e dei sospiri delle donne. Il paese è caldo e denso, più di una mandra. Un lungo viaggio di trasferimento ci ha portati dal mare al monte, dal ridente golfo di Policastro al valico di Montescuro sull'orlo della Sila Grande, a 1600 metri. Ecco sullo sfondo il lago di Camigliatello Silano. Questo è Giuseppe Mancuso che, addetto ad un chiosco di bibite sotto le fresche frasche, inganna l'attesa dei clienti esercitandosi con la chitarra. Scendendo dal valico, costeggiamo il lago di Cecita, che col lago Arvo e quello di Ampollino fa da specchio all'imprevedibile paesaggio della Sila. Compreso tra le valli del Crati e quella del Corace, l'altipiano innalza tra Mar Ionio e Tirreno come una grande balconata di rocce cristalline, tagliate a picco, venate da torrenti brevi e furiosi, da cui l'uomo trae energia elettrica e la terra l'alimento per i secolari boschi che la ricoprono. Abbiamo piantato le tende tra i pini e i faggi del bosco di Fossiata, tra i monti e il lago di Cecita, a più di 1000 metri d'altezza. Il sole quassù è la sveglia migliore, capace di vincere i residui delle nostre abitudini cittadine. Quanto ai pigri, c'è sempre uno zelante furiere a farli saltare dalla branda. Ma per i dormiglioni recidivi è necessario un deciso intervento di questo cucciolotto, poco indulgente verso i suoi amici. La vita del campeggio è basata sulla solidarietà. In cucina già si pensa al pranzo. E il solito cucciolo cerca anche lui di rendersi utile alla comunità. Un assaggio del genere rischia di vuotare la pentola prima dell'ora. Ancora lui. Non è un campo da tennis, come sembrerebbe a prima vista, così liscio e curato, ma un vivaio d'alberi.
Le grandiose foreste della Sila costituiscono una ricchezza immensa e rara per l'Italia, ma lo sfruttamento intenso a cui sono sottoposte da secoli, le intemperie e gli incendi, potrebbero a lungo andare ridurne l'estensione. Così sono stati istituiti vari cantieri di rimboschimento. La pianticella, di pino in questo caso, viene allevata con ogni cura. Poi, raggiunta una certa età, viene delicatamente tolta dal vivaio e trapiantata nel luogo più adatto. Così comincia la vita di un albero. Vediamo ora come si conclude. Incendi come questo sono frequenti sulla Sila. Basta, nella stagione più calda, un cerino, il mozzicone di una sigaretta a provocarli, quando non sia il calore stesso del sole sulle stoppie aride. Per circoscrivere l'estendersi delle fiamme non c'è che un mezzo, scavare in fretta una specie di trincea dalla parte che l'incendio, spinto dal vento, tende a raggiungere. Creata così una zona neutra, priva di materiale incendiabile, si appicca il fuoco al bosco tra l'incendio e il vallo. Le fiamme avanzanti troveranno in tal modo una zona bruciata e si estingueranno. Diamo un'occhiata ora alla fauna locale, una fra le principali risorse della regione. Thank you.
gregge percorre questo cammino verso la Beverata ogni sera al tramonto. Più tardi, calata la notte, sarà bello riunirsi a veglia al fuoco di bivacco. Come abbiamo detto all'inizio, la natura della Sila è varia ed imprevedibile. Scendendo dai boschi di Fossiata, ci si fa incontro un paesaggio squallido, arido, dove la vegetazione mette rade, pallide macchie di verde, e gli alvei dei torrenti in secca, riflettendo i raggi del sole, ricordano bianche calcinate colate laviche, a testimonianza di un'antica inevitabile alternativa, alluvioni o siccità. Così, da Longobucco a Cropalati, scendendo verso il piano. Natale in Calabria. Un fatto tragico ha portato ancora una volta il lutto in questa regione, ove la gente da secoli suole vestire di nero. 70 vittime in una sciagura ferroviaria. Proprio in questa regione, forse la più tribolata d'Italia, abbiamo voluto trascorrere il Natale seguendo l'ombra di uno scrittore. A 5 anni dalla morte di Corrado Alvaro, scendiamo nella terra povera, ove egli ebbe la forza di sperare. A Gerace, un paese sullo Ionio, il Natale si fa con un poco di musica. Una piccola banda si affaccia sulle soglie delle case e suona la pastorale davanti ai presepi. Da San Luca, il paese di Alvaro, siamo giunti fino a Gerace insieme al fratello dello scrittore, Don Massimo Alvaro. Tra le carte di Corrado Alvaro ci sono ancora 300 novelle inedite, un romanzo, innumerevoli saggi scritti in una calligrafia minuta che l'occhio affettuoso del fratello prete decifra a fatica. Don Massimo ci guida fino alla chiesa di San Francesco, una chiesa in rovina ove Corrado Alvaro sarebbe giunto volentieri al termine di una tranquilla passeggiata natalizia. Un tetto di legno teso di recente sulle navate protegge dalle intemperie più violente le tombe degli antichi signori e il grande altare di pietre dure che nasconde il sarcofago di un principe ruffo addormentato tra le sue armi. Qui un vecchio saggio e timoroso ha costruito un presepio. Si chiama Carmine ed ha 80 anni. Ha lavorato parecchie settimane per preparare statuette di argilla e paesaggi di carta. Sono 30 anni che conosco questo presepio. Da quando ero ragazzo. Un bellissimo presepio, mi sembra. Eh sì, sarebbe molto piaciuto a mio fratello Corrado. Già, io ricordo nella sua casa a Roma, egli conservava le figure di presepi come questi, presepi popolari. Come mai era rimasto così affezionato al presepio? È chiaro, il presepio lo riportava agli affetti della sua casa, al ricordo della sua terra, all'affetto e al ricordo della sua gente di Calabria. Tra questi personaggi, dunque, Corrado Alvaro si riconosceva insieme ai familiari e ai conoscenti. Anch'io sembro di coccio. Tutti al mio paese sembriamo di coccio, come quelle figurine che vengono su dagli scavi o quei pupazzi che si fanno ancora con la creta, il tipo del vecchio uomo di vecchio seme. L'umile vita quotidiana della Calabria ha il suo modello nel presepe. Quel tanto che vi turba inconsultamente e rimescola in voi non si sa quali mondi puerili dimenticati è quel peregrinare, quel trasportare beni della terra,
e quando avrete capito di che si tratta, allora la vostra emozione sarà piena. Avrete capito la poesia umana del presepe e quella della Calabria. Il vecchio Carmine ha preso i suoi modelli della vita di tutti i giorni. Di preferenza ha osservato quelle figure che sono rimaste immutabili della sua giovinezza, come i pastori d'Aspromonte che anche Corrado Alvaro aveva osservato a lungo. Non è bella la vita dei pastori d'Aspromonte d'inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare e la terra sembra navigare sulle acque. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati ad una mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco, pellegrino ed invernale. Nei suoi libri e nei suoi scritti spesso ricorre nel ricordo agli anni felici, gli unici anni felici della sua fanciullezza trascorsa a San Luca. Eppure la nostra casa ha dovuto sopportare varie avversità e affrontare diverse difficoltà per l'educazione dei figlioli. L'infanzia di Corrado Alvaro fu un poco diversa da quella dei ragazzi calabresi di oggi. Qualche giocattolo di plastica o di latta è giunto anche quassù ed è ormai difficile ritrovare i vecchi trastulli di una volta. Ma a Gerace c'è ancora un artigiano che nelle giornate natalizie tralascia di plasmare vasi di imitazione greca da vendere ai rari turisti estivi e prepara per la cottura ocarine, pifferi, pipe ad acqua, trombette di terracotta. Questi furono gli svaghi che il Natale offriva ad Alvaro, ragazzo. Quando nacque il bambino, San Giuseppe, vedendo che il piccino moriva di freddo... In una casa simile a questa visse il piccolo Corrado. La sua prima cultura furono i paladini, le antiche storie della Magna Grecia, le leggende dei santi. La cultura era dunque per Corrado Alvaro un mondo misterioso e affascinante. Il calabrese è curioso di conoscere e di sapere. La sua delizia è ascoltare persone colte che parlano, anche se a lui non arriva interamente il senso dei grandi e profondi concetti. È come il povero davanti allo spettacolo di una festa apparecchiata non per lui, ma di cui gli arrivano i suoni, le luci, i colori. Senza invidia, con un cocente rimpianto d'un bene fatto per tutti gli uomini. Almeno da un secolo in casa Alvaro si cercava di rompere il cerchio dell'ignoranza. Un adagio meridionale, forse borbonico, dice che penna e calamaro furono la rovina dell'uomo. Al nostro paese non c'era scuola. Mio padre valicò dunque l'Aspromonte a piedi, scalzo, con le scarpe appese per i lacci alla spalla per non consumarle. Poté studiare poco, quanto allora bastava per diventare maestro. Da allora fece un patto con l'avvenire che quanti figli avesse avuto li avrebbe fatti studiare sul serio e mantenne il suo proposito. Ci sono molte ragioni per cui il presepe è stato sempre vicino al cuore di Corrado. Perché il presepe rappresenta per Corrado e per noi calabresi l'affetto e il vincolo alla famiglia. La Madonna, San Giuseppe, Gesù Bambino sono il simbolo, l'immagine della tenerezza familiare, degli affetti familiari, del vincolo di famiglia. La Calabria è tutta nella famiglia. Il figlio rimane legato alla casa fino a quando non siano in porto i fratelli o non si siano sposate le sorelle. L'uomo che entra in una famiglia è considerato un soldato e un difensore di essa. In molti casi la biografia del calabrese si può ridurre alla rinunzia. Ecco una vicenda solita. Sposarsi e dopo 15 giorni o un mese di matrimonio emigrare. Anche oggi parecchie famiglie passano il Natale lontano da un figlio, un fratello, un marito emigrati. Ci sono paesi ove la popolazione è quasi interamente femminile, salvo qualche vecchio, già che gli uomini sono emigrati in America. E le donne aspettano da anni di ricongiungersi a loro. La sera vanno alla spiaggia deserta, ai piedi della scogliera, a guardare il mare, pensando all'oceano e agli uomini lontani.
Anche Corrado Alvaro un giorno emigrò. Andò in una città grande e visse lontano dal suo paese, dalla sua famiglia. Promise di tornare, guardando il paesaggio che fuggiva via davanti al treno. Buon Natale, Don Alvaro. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale. In tutti i presepi c'è la figurina dell'incantato. È un pover'uomo che non ha nulla e non porta nulla. Guarda la stella. Tutti attorno a lui si agitano, ma l'incantato è là, colpito dal segno celeste, senza poter parlare. Conosce il miracolo della nascita del Signore, ma non potrà mai raccontarlo a nessuno. È cominciata in Calabria la raccolta delle olive. L'avvenimento è forse il più importante dell'anno per questa regione sottosviluppata che, come se il tempo fosse rimasto immobile, ancora oggi vive delle antiche culture. La pastorizia, gli agrumi e soprattutto l'olivo. Il raccolto si preannuncia abbondante, una vera carica come qui si dice, ma in parte forse dovrà restare a marcire sul terreno per mancanza di manodopera. Una crisi dovuta in gran parte al progressivo spopolamento delle campagne, soprattutto nel sud. Il mestiere di raccogliere olive è un mestiere di donne, un po' come quello delle mondine nelle risaie. Cogimena, piegata. E non so che fate cosa. Stancate i gambe, rine di tutto. Bongo un riposo è sempre noce, no? Non è che non ci fanno stare noce. Pure il caporale, fa tutto, ma sarò un suo caporale. Continuate a girare. Cogito, cogito, cogito. Nuova, nuova, la mia vita pure a chi da riposare noce. E allora riesce a fare i 4, no, i 5, i 6. È difficile parlare con loro. Sono restie, timorose di compromettersi. Abbiamo dovuto riprenderle quando non se ne accorgevano e nascondere i microfoni per farci raccontare da qualcuna della vita nell'oliveto. Sono 7 anni che lavoro. Io quando ero signorina lavoravo pure. Adesso sono sposata 2 anni e vado a lavorare anche. Sono quasi 10 anni che lavoro. E prima di sposare, dopo sposata. Perché abbiamo bisogno in casa, no? Il marito non può acquisire solo la famiglia. E veramente in primo tempo non manco sapevo quel che c'erano. 300 lire, 250, 400, seconda le persone che trovavamo. Poi abbiamo aumentato poco a poco, 700, 800, 1000. Seconda. Quando è la stagione, a migliaia esse convengono agli oliveti. Sono messe a dormire insieme e sottoposte a una disciplina di gruppo. Per tutto il tempo della raccolta trascorreranno la loro giornata piegate in due, gli occhi rivolti in basso, a cercare i piccoli frutti nascosti fra i sassi sotto lo sguardo continuo del sorvegliante. Vestono di nero, in quella specie di lutto perenne che è l'abito delle contadine del sud. I tempi oggi sono molto cambiati. Ancora nel 1961 guadagnavano dalle 460 alle 580 lire al giorno, per 10 ore e più di lavoro. Oggi la paga è di 1500 lire, più il dormire, l'olio e il sale. Anche gli ambienti dove si dorme sono meno umidi, meno bassi e meno scuri di una volta. Questi cambiamenti sono dovuti in gran parte all'opera dei sindacati. A Rossano Calabro ce ne ha parlato il signor Malta, responsabile locale della CISL.
quali sono i motivi che hanno permesso la firma del contratto delle olivicole? Secondo me i motivi che hanno indotto i proprietari a firmare quest'anno l'accordo, che a nostro avviso pare che sia un accordo giusto ed umano, sono due. Primo, l'azione sindacale che da un decennio agisce nel Rossanese ha indotto costoro finalmente a piegare alla volontà del lavoratore. Secondo, è la scarsezza della manodopera che secondo me coincide molto sull'andamento e sulla firma del contratto stesso. Ma la vittoria sindacale coincide con una grave crisi dell'agricoltura. C'è un altro motivo, infatti, per cui le olivicole oggi guadagnano meglio. La loro scarsezza dovuta all'emigrazione. Anche le donne ormai abbandonano in massa il sud, dirette nell'Italia settentrionale, in Germania, in Canada. Quest'anno sarebbero occorse 15.000 raccoglitrici, ce ne sono solamente 8.000. Aumentati i costi e diminuita la manodopera, gli imprenditori hanno visto crescere le loro difficoltà. Uno di essi ci ha detto: che abbiamo? Una, eh? Sì, va bene, sì. Va bene così, si trova che va bene. Rispetto agli altri anni c'è difficoltà nel reperimento della manodopera? Sì, sì, senza dubbio. È una difficoltà che va sempre aumentando. Un po' perché molta gente non è più qua, è andato verso l'Alt Italia, non so, certo molti vanno in Germania. Comunque c'è una difficoltà di manodopera senz'altro. Quindi difficoltà di reperimento e aumento del costo della manodopera. Non soltanto in funzione della manodopera che è scarsa, ma credo che sia in funzione anche del costo della vita generale, che naturalmente i salari sono aumentati. Ora questo aumento del costo della manodopera lascia ancora un margine a voi produttori? Lascia un margine, ma che va sempre a diminuire, a rimpiccolirsi questo margine, perché i costi aumentano, mentre il prodotto più o meno si mantiene agli stessi prezzi, anzi direi che l'olio è diminuito nei confronti dell'anno scorso e quindi i margini vanno sempre a diminuire fino a forse a non restarci niente. Quindi nel problema di fondo dell'agricoltura, difficoltà nel campo dell'olivicola. Senz'altro, difficoltà molto grave direi. Speriamo che vada meglio. La ringrazio. Prego. Quanti siete in famiglia? Quanti siamo in famiglia? Cinque. E lavorate tutti la terra? Lavoriamo tutti. Lavoriamo e non ci fanno niente. Ce lavora niente. Non lavoriamo, ci vuole, abbandoniamo tutte cose. Perché non va bene? Moriamo dalla fame. Moriamo dalla fame. La terra, moriamo dalla fame. Noi battiamo a tutti. Ed è vostra questa terra? Quale nostro, quale appettato, quale... No, vai a abbandonare tutto abbandoniamo. Lei fa parte di questa famiglia, vive qui? Sì, sono la figlia. La figlia di? Di Lucina Maria, di questa signora. Di questa mamma. Lei studia? Sì, frequento il quarto liceo scientifico, questo anno è il quinto. E dopo aver finito il liceo cosa pensa di fare? Penso di andare all'università. Che facoltà? Sì, ancora non ho deciso. Io vorrei prendere insomma una materia per occuparmi dei bambini, pediatria, studio di medicina. E quando torna a casa lavora qui? Aiuta la mamma a casa, no? A fare le faccende, le cose. Quindi ha tempo di studiare? Ma pochissimo. E come vanno gli studi? Insomma, così. E lei è contenta che sua figlia studia? Sì. Sono contenti. Ci sono altri ragazzi qui che hanno studiato? No, Carmenti no. Quindi la prima che studia è una ragazza? Sì. C'è un altro qui sopra che è già professore, poi ce ne sono altri che studiano, vanno a Reggio, a Bagnara. Sì, cugine. Ce ne sono altri che vengono con me a scuola. Quindi qualcosa sta cambiando qui? Sì, penso anche molto quasi. Le città, io le vedo i meridionali in gran parte, io le vedo come... Da una parte una sorta di pompa aspirante della campagna, cioè assorbono dalla campagna
attraverso i fenomeni noti di urbanizzazione, una gran parte di massa di lavoratori, contadini che hanno abbandonato la terra, eccetera, e che quindi si inurbano. Ma dall'altra le città meridionali fanno, come dire, da tramite fra la campagna che si depaupera di forza lavoro e il nord o l'estero che richiamano questa forza lavoro. E quindi sono queste città in una situazione sociale, culturale, di costume abbastanza strana. Cioè, da una parte, diciamo, dovrebbero così assorbire questa manodopera, questa popolazione contadina che lascia la terra, e quindi darle, come dire, una struttura e una funzione urbana, ma dall'altra non esercita questa funzione la città, in quanto respinge nello stesso tempo queste masse verso altre zone più sviluppate, o dove questi ex contadini possono trovare un lavoro. Resta un ricoglio, ricoglio che sta accanto. Che lavoro state facendo? Trepiamo la bietola. Ma non dovreste avere delle macchine? Ci sono macchine, ma qui non possono lavorare, perché sono molte pietre e non possono andare avanti. Il governo incontro non ci viene, e noi dobbiamo andare con l'operaio, spendere soldi a rotta i cuori. Ma all'ultimo momento rimaniamo. Voi siete assegnatari qui, sì, della terra? Sì, assegnatari di capocolante. E cosa, vi siete uniti in tanti o siete... Ah, in zona abbiamo messo gli uomini che lavorano qui per raccogliere di tante zone, altri assegnatari, pagandolo sempre a giornata regolare, come quanti si aspetta. E quelle delle cause della riforma, molte sono abbandonate? Sono quasi abbandonate perché sono tutti scassati. Lei dove abita? Sì, qui vicino, a quella casa lì, vero? A lei ci abita qui? Sì, ci abito, ma no, ho dovuto fare un'altra casa per conto mio, perché quella che mi hanno fatto l'operativa... Non si può più abitare, è tutta aperta. Siamo una fisarmonica, l'inverno chiude e la stagione si apre. Perché la terra stacca, le fondazioni sono a 50 cm e allora si aprono completamente. Per questo la gente se n'è andata? È perciò, perché non posso vivere. Poi prima ogni cosa che non può vivere nella campagna, una persona. Come va a vivere? Terra ne abbiamo poco. Acqua non abbiamo perché è sufficiente per trasformare la terra. E quindi la terra è pochissima perché... Chi ce l'ha 10 tomani, chi 32 ettari, chi 3 ettari, come fa a vivere? Quindi la maggior parte del lavoro, c'è una persona che ci abbiamo 6-7 figli, qui come fa a vivere 2 ettari di terra, 3 ettari di terra, 4 ettari di terra al massimo? Come fa a vivere? Non può vivere. E quindi bisogna emigrare, che se ne scappano tutti che non vanno via. Sei figlio di un assegnatario? Sì. Studio o no? No. L'ho finito. Che casa hai fatto? La quinta. E basta, perché non ci va più. Perché non c'è risorse di mantenere. E quanto guadagni? 3.500. 3.500 come? 3.500 al giorno, o la giornata. E trovi spesso lavoro? Spesso. Con la campa gizzata devo lavorare pure, vedete? Per portare avanti spesso una famiglia. C'è una campa anche gizzata. Fagliela vedere, va. Avrete? Ah, dai, dopo, no? Devo la gamba sta. Come sei caduto? Dal trattore. E come, perché si... Era seduto, forse, il trattore era fermo, lui. Si è seduto e si è capovolto sopra. Senti? Risponde qui, risponde a lui. Quanti anni hai? Guarda a noi. 9 anni, grida forte, 9 anni. No. E lavori spesso sulla terra? Che classe fai? A qua, a te. A te, forte, tutti per te. A te. Vai a scuola? Sì. E poi ti guadagni la giornata? Quanto guadagni oggi? 2.500. E poi che ne fai? Dillo che fai, porta a casa per mangiare, veglielo forte. Guida. Quanti hai fratelli? Ce n'hai fratello? Sì. Quanti siete in famiglia? 8. E dove abiti? A Carbonara. Dillo dove abiti, a Carbonara. A Carbonara. A quanti chilometri da qui? Circa 8 chilometri.
questa è la Calabria. Boschi di ulivi che sembrano non finire mai, per chilometri e chilometri. Ulivi enormi, immensi, credo, non so, ma credo che siano i più grandi del mondo. Non la conoscevo la Calabria, ma però posso dire che me la immaginavo. Me la immaginavo questa natura, questa terra, dove i treni che passano sembra che non debbano fermarsi mai. E dove un casello ferroviario, persino un casello ferroviario, è misterioso. Come mai me l'immaginavo? Ma l'immaginavo dai libri, dagli autori calabresi. Non so, per esempio, Repaci, Alvaro, ecco, Corrado Alvaro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Senti, sei il figlio del casellante tu? No. Scusi signora, scusi, possiamo venire lì dentro il casello ferroviario? Vieni. Che non ho mai visto com'è un casello ferroviario. Come? Già siete vedete. Vedete se è buono, vedete se è brutto. Sì, ma è lei la casellante? Un casello rosso. Mo. Ma lei è impiegata delle ferrovie? Sì, paga l'affitto. Pagate l'affitto? Ma allora non è impiegata delle ferrovie? No, no, no. Allora non è un casello, non è un casello. Così è... È riparabile. Come riparabile? Come sarebbe? Sì. Riparabile come? Cosa vuol dire riparabile? È guastato. Ah, che è guastato. Sì. Ognuno sa c'è per bisogno. Sì, beh, una volta c'era la ferrovia, cioè, la ferrovia c'è, sì, ma serviva la casa, adesso non serve più. Ma qui siete isolati in campagna, no? No, siamo accompagnati, andavo in compagnia, andavamo l'albero per compagnia. Avete gli alberi per compagnia? Beh, molto bello. Ma oggi siete il suo paese e andiamo per spagnato, no, qua non ti spagniamo manco. Questo non ho capito tanto. No, non ti prendiamo le paure qua. Ah, non avete paura? Ma vabbè, quando è la buona stagione lo capisco, ma quando viene poi l'inverno? Quando viene il pomeriggio? Dopo mangiato, cosa fate la sera? Cosa fate? Contiamo favole. Ah, contate favole? Quante sapete quante? Lei sa... Come arricchiare?